Che cosa ne pensa del nuovo DPCM uscito ieri? Rispettiamo prima, va bene, la salute della gente, bene è la vita, che continui, nel bene e nel male. Signora, lei andava in ristorante a Natale di solito? No, di solito a casa con i figli. Anche quest'anno, sì. Immagino. Penso proprio di sì. No, i figli non so se vengono, perché hanno talmente paura e allora non lo so. Ci vuole un pochettino di sacrificio. Lei era abituata ad andare a mangiare nei ristoranti a Natale, magari? No, allora Natale no, però diciamo il weekend oppure anche durante le feste qualche uscita la facevo, l'ultimo dell'anno quasi sempre. E quest'anno invece come andrà? Quest'anno sto a casa con mio marito, prendiamo da sporto. Natale facciamo in famiglia e saremo in quattro. Sono completamente d'accordo con tutte le restrizioni che sono state previste, perché secondo me solo così riusciamo. Penso che non sia così equo, nel senso che noi ci chiudono dentro e invece ai clandestini ce li mandano dentro in Italia senza nessun controllo. Se dobbiamo rimanere così, non è questo lavorare, questo qui è regalare un qualche cosa alla città, perché ci sembra una cosa non fatta bene tenere chiuso, soprattutto così in centro, certi locali, ma sicuramente rimettiamo dei soldi tutti i giorni. Nel periodo natalizio c'è un miglioramento in vista, secondo lei, un po' più di lavoro anche con l'apertura? Io credo di no, proprio i ragazzi sono spariti, non ci sono più ragazzi che girano, non hanno più voglia di vivere. Secondo me tutte queste cose che stanno facendo ci hanno un po' tolto la dignità di vivere. Questo nuovo decreto fa riaprire i negozi fino alle 21 con l'idea di spalmare un po' la clientela in tutti questi orari. Secondo lei è utile? Dubito che ci sia gente fino alle 9 in giro, perché qui già dalle 7 comincia ad esserci un po' il coprifuoco. Poi essendoci i bar chiusi fino alle 6, sicuramente questo porta via. Cioè, che cosa ne pensa del coprifuoco a Capodanno? Comunque si tratta dell'annullamento praticamente del conto alla rovescia. Cosa ne penso? Ne penso che purtroppo non possiamo festeggiare con amici perché era il giorno più bello dell'anno alla fine. Io l'anno scorso addirittura ero a Lanzarote, quindi mi sono divertito parecchio e questo qui blocca un po' tutto. Oggi con le cose moderne cosa c'è? Skype, c'è WhatsApp, ci si vede lì. Cioè, se questo serve a far abbassare la curva, tutto va bene. Parlando di vacanze, invece lei, non so, andava in vacanza, faceva dei viaggi in questo periodo Natale, quindi ne risente? È raro che vada da qualche parte, quindi personalmente non ne risento, ma ho parecchie persone che conosco che andavano a sciare e quest'anno non potranno andarci. E ovviamente sono dispiaciuti, però ci accettiamo con pazienza e sperando che finisca tutto qui. Ma eravate abituati ad andare in vacanza in questo periodo? Alla grande, sì, fino all'anno scorso, adesso ci è rimasto solo i ricordi, parliamo quanto si faceva, cosa abbiamo fatto. Adesso per quest'anno, il 2020, lo passiamo così, come dicono i nostri superiori, Conte, diciamo cosa devo dire, rispettiamo le leggi.